siamo lasciati ieri sera sul monte Subasio, sopra d'Assisi, da cui ieri sera ho potuto godere di questo panorama. Questa mattina siamo arrivati fino su alla cima e poi scesi per un'ora e mezza circa di strada impervia, molto impervia, che sicuramente con un altro camper non avrei potuto percorrere. Rasiglia, che è un altro di quei paesini che mi avete consigliato su Facebook e io vi ringrazio tantissimo. Rasiglia, wow. Un paesino piccolissimo, cioè penso che conterà forse 50 abitanti, famoso proprio per le sue fonti. Immagini raccontate. Questa serie di canali, di ruscelli che scendono tramite dei percorsi guidati da dei muretti, delle cascatelle, delle fontane, dei mulini, poi arriva giù in fondo dove c'è questa vasca che sarebbe poi la pescheria. E mentre io e Sally esploravamo questo paesino molto molto particolare, abbiamo incontrato un bar, o forse l'unico bar che c'era, dove con fuori una tabella con scritto caffè alla ricotta, provare per credere. Al che io ho voluto provare per credere. E ho creduto di non aver mai bevuto niente di più schifoso in vita mia che un caffè con la ricotta. Il barista molto grezzamente ha preso un cucchiaio di ricotta, buttato nella tazzina, fredda da frigo, ci ha fatto sopra un caffè espresso corto, che si è subito raffreddato. Il risultato era una sorta di pappetta tipo vomito. E lui è rimasto lì a guardarmi mentre lo assaggiavo al bancone, continuava a chiedermi buono, vero buono, e io buono, mentre dentro di me avevo dei conati di vomito. Appena arrivati a Norcia si percepisce immediatamente quello che è successo: il terremoto del 30 ottobre del 2016 alle 7:40, una scossa di magnitudo 6.5 ha praticamente colpito questo paese. Non ci sono stati morti, ci sono stati però migliaia di feriti e di sfollati. E ancora oggi ci sono ancora container messi a schiera, dove sono state poi organizzati asili, scuole elementari, ho visto lo studio veterinario, container della Croce Rossa, si possono vedere ancora roulotte e camper e tende, baracche in giro arrangiate, diciamo la meno peggio, cantieri, ruderi e calcinacci ancora per terra, gru. E ancora peggio della percezione di quello che è successo è la percezione che sia tutto fermo, cioè che al di là delle gru che ci sono, dei cantieri che ci sono, ma io oggi era un giorno lavorativo, insieme a Sally ho girato per tutto il giorno e i cantieri sono fermi. Si vede proprio negli occhi della gente la delusione, perché è un borgo piccolo, quindi è fatto di piccoli commercianti, di piccoli artigiani che sono, si vede, sarebbero orgogliosi, no? del loro borgo, del loro lavoro, della loro piccola bottega. E il fatto che non vengano aiutati per loro è una cosa veramente, nello sguardo vedi quasi una sorta di depressione. Tutte le attività commerciali del centro storico che sono state colpite, praticamente sono stati spostati nella periferia di Norcia e hanno creato una sorta di viale unico con le casettine in legno, che non vorrei dire una stupidata, ma forse sono proprio quelle che abbiamo portato dal Trentino, però non c'era scritto, quindi non lo so, e ognuno si è ripreso un po' il suo piccolo spazio, ognuno in una di queste casettine, però essendo in periferia sono ovviamente svantaggiati rispetto a dove erano prima. E niente, girando per il centro storico, la cosa che colpisce molto è il numero di case con le persiane chiuse, cioè sembra quasi una città fantasma. Si vede che molte persone devono aver abbandonato proprio le case, gli appartamenti. Sicuramente la struttura che più fa impressione è la cattedrale, la chiesa, non ricordo adesso il Duomo come si chiama, perché ancora lì c'è una facciata in piedi, una facciata intera che è praticamente in piedi, e tutto l'interno, tutta la parte interna è per terra. E vederlo in televisione, probabilmente anche nelle immagini, non rende veramente l'idea. Essere lì è devastante, devastante.
Non nascondo che girando per le vie mi ha coinvolto molto anche emotivamente questa esperienza, perché solo visitando direttamente questo paese ci si può rendere conto di quello che devono aver vissuto e anche dei minuti di terrore, probabilmente perché essendo un centro storico ha le vie strette, quindi io immagino la gente in strada con questi palazzi che crollavano a destra e a sinistra e le vie di fuga, le possibilità di trovare un posto un attimo sicuro erano veramente basse. Passeggiando lungo le vie è molto più facile vedere i negozianti sulla soglia appoggiati sullo stipite della porta che guardano verso non si sa cosa. Il loro sguardo racconta tutto. Allora, il messaggio è: venite in queste zone, venite con qualsiasi mezzo, macchina, treno, viaggi organizzati, aereo, albergo, camper, tenda. Il turismo credo che sia l'unica possibilità per loro di ripartire, di rialzarsi, perché vedendo lo stato dei cantieri e dei lavori, probabilmente qui non si muove nulla, ragazzi. Qui non si muove nulla. Dobbiamo aiutarli. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di spendere tutti i soldi che avevamo qui e no, abbiamo fatto un po' di acquisti, insomma, culinari. Allora, qui abbiamo la Rovea. Cicerchia, norcino, salame di cinghiale, qua abbiamo un bel pezzo di guanciale, qui abbiamo della coppa tipica qua locale affettata, altra pancetta, prosciutto IGP di Norcia, formaggio al tartufo e un altro formaggio locale un po' piccantino, è molto buono. Resta e tamburella, dai, te lo sei meritato, sei stata brava anche oggi che mi vieni sempre dietro. Mi fermerò qui 2 o 3 giorni perché voglio andare a mangiare in qualche ristorante che mi hanno consigliato e poi si riparte per Castelluccio e Amatrice. Saluto.